Voglio ringraziare i genitori di Walter presenti nella sala, la sorella, il cognato, i nipotini, gli zii, Claudia, che anch'essa nella sala, che hanno condiviso insieme all'amministrazione comunale di realizzare questi eventi dedicati a Walter. Nonostante sia passato poco tempo dalla sua morte e del dolore immenso che una mamma ed un papà possono avere, ma anche dei tantissimi giovani che abbiamo perso per tumori, e da Guardavalle ce ne sono tanti, tantissimi. Un ringraziamento particolare per la sua disponibilità e generosità lo voglio fare al dottor Ciccio Riglia, che gli sarebbe piaciuto essere presente a questa iniziativa e ascoltare le sue testimonianze, per essere stato vicino a Walter nei momenti più brutti della sua malattia nel ricovero di Bologna, ma per impegni presi precedentemente non insieme a noi. Filursia, sindaco di Guardavalle, l'amministrazione comunale con il patrocinio della Regione Calabria ha organizzato questa importante iniziativa per ricordare un ragazzo morto tragicamente di cancro. Sì, è un'iniziativa proprio mirata alla prevenzione di questo grande male che sta un attimino avvolgendo il mondo, non solo Guardavalle, non solo la Calabria, non solo l'Italia. Io voglio ringraziare pubblicamente la presidenza della Regione Calabria, in particolare la dottoressa Sonia Munizzi, che ha condiviso con noi questo progetto importante dove andiamo a parlare di prevenzione, e soprattutto un progetto anche mirato a un ragazzo che è scomparso da pochi mesi per questo brutto male, ma non è solo per questo ragazzo, un po' per tutto quello che si sta verificando, questa trasformazione in modo negativo su tutto il nostro territorio, con queste altissime percentuali di nuovi tumori che stanno crescendo e non si conosce una via. Il dottor Roberto Porcello, direttore unità operativa oncologia dell'ospedale di Soverazzi. Quali sono, a che punto sono le ricerche su questo male incurabile che affligge giovani, meno giovani, anziani? Le ricerche sono sicuramente in uno stato abbastanza avanzato. Purtroppo non sempre i mezzi di informazione ci danno dei ragguagli utili sui progressi che è compiuto la ricerca negli ultimi anni. È vero, di cancro si muore ancora, innegabile, però ci si avvicina sempre di più alla comprensione dei meccanismi causali di queste malattie in parecchi tipi di tumori, e diciamo che i risultati oggi ci incoraggiano di più rispetto al passato. In Calabria la situazione sanitaria a che punto è? È in evoluzione, anche se la Calabria sconta sicuramente dei ritardi dal punto di vista organizzativo, nel senso, per esempio, che mentre in altre regioni gli spazi dedicati alla prevenzione hanno dei percorsi specifici che non vengono mescolati nell'ambito ospedaliero, ma hanno una loro direzione preferenziale. Ancora in Calabria questo discorso non ha preso piede. Si spera che nell'immediato futuro ci sia una presa di coscienza che i percorsi di prevenzione meritino degli ambienti separati da quelli ospedalieri. Dottoressa Ornella Procopio, psicologa presso il reparto di ematologia pediatrica ospedale Ciaccio di Catanzaro. Quali sono le problematiche che si affrontano in ospedale per curare questi problemi? Le problematiche che si affrontano sono soprattutto di tipo adattamento ad una situazione della vita molto, molto grave, che è appunto quella della malattia di un bambino all'interno di una famiglia. E io amo dire che quando si entra in ospedale è come se si entrasse in un bosco, e ci sono dei bambini che hanno tante risorse e riescono, un po' come fa Pollicino, a lasciare una traccia, un sassolino, così che ci chiamiamo, un sassolino, per riuscire a trovare il modo di tornare a casa. Però ci sono dei bambini che questi sassolini non ce li hanno. Fondamentalmente l'attività di uno psico-oncologo all'interno del reparto è necessaria per elaborare una malattia
che difficilmente si accetta, perché si accetta quasi tutto nella vita, ma la malattia o la morte di un figlio no. E riuscire a far sostenere quel pezzo di strada nel miglior modo possibile, sia per la famiglia sia per i bambini. E ovviamente questo ha bisogno di essere accompagnato attraverso le attività che sono più prossime a quelle dei bambini, che è appunto il gioco, che è appunto la possibilità di poter in qualche modo vivere una parte della loro vita nonostante i ricoveri. Quindi l'elaborazione della diagnosi è un processo, l'accompagnamento della famiglia e dei bambini all'interno di un percorso doloroso della loro vita, per riuscire a far sì che ognuno possa ritrovare le energie per tornare a casa. Antonio Marasco, presidente dell'Associazione del Volontariato Sassolini di Catanzaro, qual è il ruolo sociale che svolge la sua associazione? La nostra associazione opera nel reparto di oncologia pediatrica del Pugliese Ciaccio. Noi fondamentalmente sosteniamo famiglie e bambini che passano da quel reparto per curarsi. Quindi li sosteniamo, diciamo, a 360 gradi, siamo là a sostenerli sotto l'aspetto ludico, sotto l'aspetto psicologico e non per ultimo anche sotto l'aspetto economico. Quali sono le difficoltà che incontrate? Beh, guardi, realmente parlando, difficoltà ce ne possono essere tante, nel senso che a livello sanitario effettivamente manca qualcosa. Le dicevo prima della figura dello psicologo di cui se ne fa carico l'associazione, mentre la parte pubblica sembra non farci molta importanza, non darci la giusta importanza. Poi per il resto difficoltà serie non ne incontriamo, nel senso che come associazione ormai siamo conosciuti e quindi effettivamente abbiamo molte persone che ci sostengono. Giovanni Montepaone, molto impegnato nelle sue associazioni, ha promosso anche, ha contribuito per questa importante iniziativa di Guardavalle. Sì, in questo Natale abbiamo voluto chiamare questo Natale Guardavalle con un'iniziativa, il Natale Guardavalle Solidarietà. In poche parole, abbiamo fatto il 23 e il 24 dicembre abbiamo fatto il mercatino della solidarietà. Abbiamo fatto la tombola, il bingo della solidarietà, siamo stati alla scuola elementare Guardavalle Marina e giorno 5 saremo a Guardavalle Superiore nella sala consigliare ad aspettare la Befana. Sono delle iniziative concentrate per raccogliere fondi per l'associazione Sassolini di Catanzaro, che opera nella unità operativa di emato-oncologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio, e in modo particolare sensibilizzare il problema dei tumori. Tu hai detto che Walter vive ancora dentro di voi. Sì, certo. Io ho detto prima che quando lui ci ha lasciato a giugno, io avevo fatto un commento su internet e avevo detto che non riuscivo a spiegarmi questa sua allontananza immediata, però nello stesso tempo ho detto che sicuramente Gesù aveva un progetto su di lui, e guarda caso è iniziato stamattina quando eravamo a casa sua insieme alla sorella a parlare di questo grande concerto che faremo in memoria sua giorno 4 gennaio, e poi è iniziata stasera a parlare su questo serio problema che sono appunto i tumori.